con la prima domanda. Ho preparato domande differenti, ma cerchiamo appunto di dare messaggi insieme. Parto dal generale e poi ci andiamo a concentrare sul particolare. L'inquadramento generale lo vorrei fare subito con Giambattista Baccarini. Come sarà il futuro dell'intermediazione? Come lo state vedendo voi in questo momento? Prego. Sì, beh, buon pomeriggio a tutti innanzitutto, ma io credo che il futuro, ma direi già il presente del nostro settore, del settore dell'intermediazione, sia sempre più digital. Cioè, quindi ci sia questa interconnessione tra l'aspetto fisico, l'aspetto relazionale, empatico, che comunque chi intermedia, chi agevola e aiuta le persone a acquistare o vendere casa o a prendere in affitto un immobile o darlo in affitto, ecco, siano determinanti e fondamentali, ma unitamente alla tecnologia. La tecnologia quindi all'aspetto delle conoscenze, delle competenze sul digitale, sull'online, sugli aspetti tecnologici, che sono sempre più importanti, non tanto e non solo per gli operatori, ma anche e soprattutto per i cittadini, che li vogliono sostanzialmente. Quindi credo che in questo periodo di lockdown tutti quanti abbiamo capito ancora di più e meglio quanto sia importante il digitale e l'aspetto tecnologico, perché senza di quello non avremmo potuto fare le videoconferenze, non avremmo potuto mantenere in qualche modo le relazioni, fare attività formativa e informativa per gli operatori e anche e soprattutto comunicare alla comunità che questo settore è ancora presente e ancora vivo. E nello stesso tempo anche i limiti della tecnologia, perché comunque la rete a volte non funzionava, era troppo pesante, piuttosto che comunque di fatto è e fa un po' effetto parlarsi comunque tramite un PC o parlare al PC o al tablet. Quindi credo però nello stesso tempo che questo periodo di chiusura abbia come dire, valorizzato ancora di più la figura dell'agente immobiliare professionale, per tre ordini di motivi molto brevemente. Il primo, la gestione dei disagi sociali. Noi abbiamo stimato nel primo mese di lockdown circa 20.000 accordi contrattuali in preparazione che non sono ovviamente non si sono potuti concludere, circa 65.000 accordi in locazione che non si sono potuti concludere. Quindi ecco, capite bene la gestione di tutti questi disagi che i cittadini hanno avuto, consegne, termini contrattuali e quant'altro. Quindi una figura che riuscisse a mediare e in maniera, diciamo, evitando il contenzioso e quindi a gestire le proroghe dei termini contrattuali, evitando appunto un costo sociale, credo che sia stato e sia fondamentale e importante. Così come anche la figura di assistenza e consulenza. Abbiamo quantificato, ma lo diceva il Ministro degli Affari Regionali Boccia, circa 18 tra DPCM e decreti legge dall'inizio dell'emergenza sanitaria, cioè dal 31 gennaio, circa 300 provvedimenti ministeriali e ordinanze della Protezione Civile e circa 600 ordinanze regionali. Ecco, in questo caos normativo documentale, ecco, credo che una figura che sia adeguatamente preparata e formata, che riesca a interpretare anche quello che dà la norma e a portarlo a terra in maniera pratica per il cittadino, ecco, credo sia fondamentale. E in ultimo, ed è l'aspetto che è più importante a mio parere, si parlava anche prima nelle tavole precedenti, sentivo il forte disorientamento sui valori di mercato che c'è in questo momento. Io ero in Rai anche l'altro giorno e si parlava, il giornalista, il crollo dei prezzi, i prezzi Covid. Cioè, ecco, io credo che noi operatori del settore, noi stakeholder, abbiamo una responsabilità veramente enorme, quello di difendere e tutelare il valore del patrimonio immobiliare italiano. Come? Attraverso iniezione di fiducia. La fiducia è un driver fondamentale per il mercato, per noi operatori, per la domanda interna ma anche quella dall'estero, sentivamo prima parlare del turistico, e soprattutto per la comunità e i cittadini. Senza fiducia non ci muoviamo, l'economia non si muove. Ecco, quindi come fare per iniettare fiducia? Non dicendo cose non vere, perché chiaramente no, ma sicuramente individuando e valorizzando quegli elementi positivi, quei punti fermi positivi che ci sono. Per esempio il fatto che i mercati finanziari hanno dimostrato tutti i propri limiti e le proprie incertezze in questo periodo e spostano l'asse sull'investimento immobiliare. Per esempio che nessuno di noi, quando dico di noi, non noi operatori ma i cittadini, vogliono svendere la proprietà, nessuno di noi lo vuole fare. Per esempio il fatto che è aumentato di un più 15% la domanda di richieste di prima casa. Perché tutti, questo lo dicono tutti, in questo periodo di lockdown abbiamo capito meglio gli spazi delle nostre case, abbiamo valorizzato di più se ci serve un giardino, se ci serve un balcone, luminosità e tutte queste cose che conosciamo. Bene, sicuramente non che c'è un più acquisto di prime case, ma un più richieste di valutazione, di cambio della prima casa. Ed è un dato positivo. Va comunicato, va messo all'esterno per dare fiducia agli operatori e quindi al mercato e a tutti noi. E in ultimo questo super bonus di cui si è citato prima del 110%, che è una misura presente nel decreto rilancio, che con i giusti correttivi e che sia fruibile operativo realmente,
sicuramente può dare uno slancio forte al mercato, in particolare dell'usato, che cuba circa il 75% di tutte le transazioni immobiliari. Ecco, penso che tutti questi elementi e soprattutto la funzione, ripeto, di noi, di dare fiducia al mercato, possa essere il presente, il futuro e valorizzare questa figura di intermediazione che per me rimane sempre centrale. C'è un tema dei correttivi sicuramente al decreto rilancio. Chiedo quali sono alcune proposte che anche Baccarini sente di fare in questo momento. Ma premesso che noi avevamo proposto al governo di cogliere l'opportunità che il lockdown secondo noi dava e dà al nostro paese, che è quello di mettere in atto un piano nazionale organico di tipo strategico, non emergenziale come sono stati molti dei provvedimenti che abbiamo visto, che prevedesse veramente uno stop ai pagamenti alle tasse e a un'iniezione di liquidità vera, non questi prestiti che rimangono dei debiti seppur garantiti dallo Stato. Avevamo proprio messo in atto un piano prospettato, un piano di 300 miliardi all'anno per 3 anni, 100 miliardi all'anno, di cui 25 miliardi andavano ad eliminare le tasse patrimoniali, inteso come IMU TASI, che cubano circa quell'aspetto, quell'ammontare, 25 miliardi andavano per le infrastrutture, ma realmente per le infrastrutture, 25 miliardi per l'abbattimento del cuneo fiscale, la metà andava al datore di lavoro in beneficio e l'altra metà al dipendente, e i 25 miliardi per sanità, scuola, cultura e ricerca. Detto questo, torniamo coi piedi a terra perché c'è il decreto rilancio, dove noi vediamo due misure sostanzialmente che possono essere valide. La prima, fronte prima casa, quello che accennavo prima del super bonus del 110%. Questa è una misura, lo diceva anche il sottosegretario di Stato Fraccaro recentemente, di green economy, ha una visione strategica, ce l'ha, è a sistema circolare, cioè richiede la collaborazione di tutti. Della politica che ha messo in campo l'incentivo, degli stakeholder che siamo tutti noi nel fare cultura sull'efficientamento, sulla riqualificazione, su tutte le cose positive che porta l'abbellimento, il decoro urbano, un tema interessantissimo. Sui tecnici che devono asseverare e attestare che c'è il miglioramento di almeno 2 classi energetico, della migliore raggiungibile. Della comunità, dei cittadini che devono mettersi in testa di abbellire, riqualificare il proprio immobile e soprattutto delle imprese che devono effettuare i lavori a regola d'arte e del sistema creditizio. Le banche avranno un ruolo fondamentale. Il credito, lo si diceva anche nel panel precedente, credo soprattutto con questa leva della bancabilità, perché i cittadini non hanno soldi e non vogliono tirare fuori soldi. Se compro un appartamento usato, ripeto, sicuramente utilizzo la cedibilità all'impresa. L'impresa non ha liquidità, non ha capienza fiscale, quindi al 90% deciderà di cedere a sua volta alla banca. Quindi la banca avrà un ruolo determinante, quindi è molto importante che tutti noi creiamo insieme un pacchetto, quando dico insieme cioè tutti gli stakeholder, un pacchetto fruibile, operativo, anche e soprattutto che consenta ai condomini, perché l'80% sarà direzionato lì agli appartamenti in condomini, di, come dire, non dico superare, ma di snellire le procedure o meglio i processi decisionali che sono molto faticosi nell'ambito condominiale. Ecco, io credo che questo possa veramente essere una leva molto molto concreta, perché supera i 3 assi, secondo noi, di una ripresa reale del mercato, che sono il beneficio fiscale, perché noi prima del Covid avevamo dei valori ancora bassi, cioè ricordate che la media nazionale era meno 2,7% 2019 su 2018, perché erano ancora segno meno, a parte Milano e alcune grandi città, ma in linea generale valore unico dei 28 paesi in Europa con i valori a segno meno, perché fiscalità troppo alta e complessa, e patrimonio vecchio, brutto, vetusto, quindi poco attrattivo. Questa manovra, questa misura annulla questi due elementi, perché ha una fiscalità di vantaggio addirittura di oltre il 100%, riqualifica, quindi abbellisce gli immobili con la riqualificazione energetica, addirittura col consolidamento sismico per chi lo vorrà attuare, e al terzo asse che dicevamo del credito, determinante, fondamentale, come dicevamo prima. Unitamente a questa misura che crediamo con giusti correttivi, che sono l'estensione almeno a 5 anni, perché 18 mesi è troppo poco per effettuare, pensiamo ai condomini, è impensabile, credo che si arriverà a 1, massimo 2 anni in più, cioè 2022, massimo 2023, e l'estensione a tutte le seconde case, anche a quelle unifamiliari che a oggi sono escluse. 2 correttivi e una fruibilità, cioè non troppa burocrazia, lo si diceva prima, nell'accessibilità, credo che veramente pensiamo a tutto quell'usato di cui diceva anche Albanese, che la gente piace meno per n motivi, poter dire, guardi, lo compra a 100, 200, poi il resto ne costa 100 a ristrutturare, guardi che ci sia questa opportunità che alla fine non spende sostanzialmente nulla di là delle spese tecniche che avrà. La seconda leva, e chiudo, è sull'ambito turistico, prima c'era il panel del turistico. Ecco, io credo
e questo è fronte investimenti immobiliare. Credo che le locazioni brevi, dette anche turistiche, debbano essere, io dico, salvaguardate, nel senso non agevolate, perché c'è tutto il mondo del turistico che è importantissimo, ma non penalizzate. Io credo che la stagione estiva che sta arrivando, se sarà salvata, sarà salvata proprio anche e soprattutto dalle locazioni brevi, perché pensiamo a noi che dobbiamo decidere di andare in ferie. L'albergo, l'hotel è sinonimo di assembramento, invece la casa indipendente o l'appartamento, comunque in un condominio, hai la propria autonomia, puoi girare senza mascherina, non hai il problema del distanziamento. Noi registriamo un aumento molto forte di domande di locazioni brevi per chi decide di fare le ferie, e gli italiani in ferie ci vogliono andare. Non potranno andare all'estero, ci andranno poco per n motivi, ma in Italia ci vanno, quindi non dico di agevolarli, ma se è previsto il bonus vacanza 500 euro, fino a 500 euro spendibile solo per le imprese turistico-ricettive, perché il ministro Franceschini dice che loro hanno la tracciabilità degli alloggiati, dimenticandosi che anche chi fa locazioni brevi e anche noi che li intermediamo dobbiamo comunicare entro 24 ore alla questura i dati degli alloggiati. Ecco, io leggo una volontà di una certa lobby del mondo alberghiero di vedere questa modalità delle locazioni brevi non una forma di concorrenza in alternativa, ma una forma di concorrenza, come più volte ho sentito, sleale. Invece una forma di concorrenza alternativa, perché io scelgo di andare in appartamento ma non ho i servizi. Invece scelgo di andare in hotel perché voglio che mi portino la borsa, voglio che vado in piscina, vado nella sauna, ho mille servizi che le strutture turistiche hanno e mi danno. Quindi queste le due leve, io credo, come l'esonero della conto IMU, che deve essere direzionato anche per chi fa locazioni turistiche. Se ho una seconda casa e do l'opportunità a un turista di poter andare in ferie, sto facendo turistico, e quindi deve essere parificato anche in questo senso, non solo sanzioni ma anche i benefici che sono previsti. Queste due leve credo che velocizzeranno nell'immediatezza il nostro settore e danno un lavoro a tutti noi. Grazie, vi ringrazio per aver condiviso con noi la vostra visione e la vostra realtà. Grazie ancora.